sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, voglio veramente da tutto il mio cuore salutarvi tutti che siete presenti, che ascoltate questa mia catechesi ogni sabato. E proprio oggi, giorno sabato, dedicato sempre alla nostra Madre Celeste, ma voglio dirvi che anche oggi ricordiamo il santo di Cracovia, San Alberto Mielowski. Voglio dire che oggi c'è anche una celebrazione a Cracovia. In questo momento mi trovo davanti Vescovato, dietro di me vedete proprio la porta entrata dell'Arcivescovato di Cracovia, e sopra dell'entrata c'è quella famosa finestra da quale si è affacciato diverse volte San Giovanni Paolo II, poi anche il Papa Benedetto, e poi ultima volta durante la giornata mondiale della gioventù Papa Francesco. Mi trovo a Cracovia, allora, voi sapete per quale motivi, non mi sono programmato di essere così lungo questi giorni qui a casa, ma purtroppo ci sono questi momenti che toccano sicuramente tanti, tutti di noi, i momenti non previsti, come la malattia che ha toccato anche di mio babbo. Voi sapete, perché mi sono informato, anche ho lanciato anche informazioni per tutti voi. Certamente sono giorni molto difficili, ma mi sono domandato quale tema prendere di questa catechesi di oggi. La catechesi a Cracovia, sotto la finestra di San Giovanni Paolo II, è proprio santo che così era innamorato di Maria, il santo che così anche ci ha insegnato qualcosa. Io penso della sofferenza, che tanti dicono: dopo la malattia di Papa Giovanni Paolo II non ho più la sofferenza, non ho più paura della morte. E San Giovanni Paolo II, la storia sua a Cracovia, è proprio in questo vescovato, tante volte come arcivescovo di Cracovia, ma poi veniva qui come il Papa. E oggi mi sono arrivato anche sotto questa finestra subito dopo la Santa Messa, che stamattina ho celebrato davanti all'ospedale dove sta il mio padre, quella cappellina, come potevate vedere anche nel nostro sito, dove Santa Faustina Kowalska veniva anche a pregare, quanto era ricoverata anche lei. E sono venuto subito dopo per un attimo per registrare questa catechesi che voi guardate. Sono venuto di chiedere a San Giovanni Paolo II anche aiuto. Aiutaci. È proprio, voglio bussare in questa diciamo finestra, bussare con umiltà, con l'amore. San Giovanni Paolo II, intercedi per mio padre. E veramente oggi mi trovo in queste condizioni, ma mi sono domandato quale tema. Oggi è festa di San Alberto a Cracovia, un santo che veramente ha scelto proprio vivere pienamente per Cristo, un santo che aveva di fronte della sua vita grande carriera, era un grande pittore, artista, ma lasciò tutto quel santo, diventa monaco e poi diventa quello che si occupa per i poveri, San Alberto Mielowski. È proprio la cosa grande, è insegnamento grande. E San Giovanni Paolo II, quando era vescovo a Cracovia, tante volte ci ha presentato questa figura davanti a noi. In questo anno anche la Polonia in modo speciale festeggia la figura di San Alberto Mielowski, dedicando questo anno a lui, il santo che si dedica totalmente
ai bisognosi, i sofferenti, i poveri. Allora oggi sono venuto chiedere San Giovanni Paolo e San Alberto. Allora il santo Alberto Chmielowski ci dona proprio questo esempio grande dell'amore verso più bisognosi, quello che ci sta insegnando così forte in questi ultimi anni nostro Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, allora l'insegnamento di essere vicino a quelli bisognosi, vicino a quelli sofferenti, ma mi sono domandato questi giorni quando sono in ospedale a Cracovia, ogni giorno, passando vicino ai... Ma una cosa, ho visto tanti malati, sono anche soli, non come in Italia. Bello in Italia quando c'è questo volontariato dedicato ai malati, che qualcuno trova il tempo di andare e fare questo servizio, perché c'è qualcuno che soffre e resta forse da solo. Questo è un invito per noi, cari fratelli e sorelle, soffrire. Quando noi soffriamo, non soltanto, mi sono reso conto quanta sofferenza ancora più grande nel cuore quando tu vedi il tuo familiare, qualcuno della famiglia che è malato, di quello che tu ami, sofferente, ma non puoi aiutare in nessun modo, ma poi dal punto umano organizzare, chiedere medici, ma il dolore, sofferenza, deve passare uno, ciascuno, dentro nel cuore. È veramente così, anche quando sono in questi giorni con mio padre, mi sto ricordando quando 10 anni fa, così vicino ero anche vicino mia mamma. E guardate, la via della malattia, di percorso della sofferenza iniziato per mia madre 10 anni fa, anche nell'ospedale Giovanni Paolo II a Cracovia, come dove si trova adesso mio padre. Ma sono pieno di fiducia, pieno dell'amore di Cristo, con anche dire: Signore, tutti siamo nelle tue mani, la nostra sofferenza è Santa Faustina. Veramente, quando io ho letto questa frase vicino all'ospedale, scritta proprio sulla cappella dove lei ha pregato diverse volte, ma è una frase che Gesù ha lasciato proprio a Santa Faustina, dicendo: voglio che soffrirai per salvare le anime, per quelli che hanno più bisogno, voglio che soffrirai. Allora la sofferenza ha un senso soltanto quando è offerta, ha un valore della sofferenza. Sofferenza può essere come un prezioso tesoro di valore quando è offerta alla piedi del nostro Signore. Certamente Giovanni Paolo II ci insegna questo. Quando voi vedete questo arcivescovato di Cracovia, quella finestra dove oggi l'hanno messo una foto di San Giovanni Paolo II, tanti che passano lo sanno, che lui, come diceva Papa Benedetto XVI, ci guarda dalla finestra del Padre, ci guarda, ma non soltanto guarda, ma ci sicuramente intercede per noi e per te, per la tua vita. Cari fratelli e sorelle, io mi rendo conto, la malattia di mio padre oggi, domani può essere di qualcuno altro, ma si soffre ugualmente. Quando tu hai il cuore, quando tu ami, quando tu vuoi bene la persona, veramente stai soffrendo nel momento
insieme. Ma non so se qualche volta non è più doloroso la sofferenza, proprio quella del cuore, come quella del fisico. Ci sono le persone che quando vedono la madre o papà, piccolo bambino sofferente, ma tutti e non possono fare niente. Veramente io oggi tanto chiedo i nostri santi per aiuto, venite al nostro aiuto di sapere, di conoscere, di capire, di scoprire proprio questo modo di offrire sofferenza a Gesù nostro Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, la sofferenza tante volte, quando anche noi perdiamo della persona cara che abbiamo, tante volte quella sofferenza, ma può essere un po' anche donata al Signore quando quella persona che ci lascia dimostra grande fede, dicendo: io credo che la vita non si finisce qui, che continua. In questi giorni ho letto proprio un articolo quando un soldato americano è andato in Afghanistan, ma non è tornato nella bara, purtroppo è stato ucciso. Ma la moglie scopre 2 o 3 giorni dopo funerale per suo marito una lettera scritta per lei e per sua piccola figlia, la lettera dove lui ha espresso l'amore: se non ritorno, voi dovete sapere che io ci sto sempre vicino a voi, che vi ringrazio di tutto, ma che ho potuto partecipare alla vostra vita. Bellissime parole, ma disse: perché mio l'amore non si finisce qui, tutto è nelle mani di Dio. Cari fratelli e sorelle, forse questa catechesi di oggi è molto più breve per diversi motivi, anche della mia stanchezza, non vi nascondo. Ogni giorno di mattina, tardi, andare, stare vicino a babbo, cercare medici, sono cose veramente, voi vedete anche questo pensiero, e vi ringrazio ancora una volta che siete con me. Quelli che l'avete pregato a Milano, Desio, nella comunità di San Giovanni Battista, poi anche a Gragnano, a Padova, quelli che mi l'avete mandato diversa lettera, anche ringrazio un gruppo di miei amici da Castelnuovo di Garda, Eleonora, Andrea, Anna Maria e suo marito anche Andrea, che sono partiti proprio per Messico, a Guadalupe, e hanno mandato qualche immagine, forse vedrete anche sul nostro sito l'immagine che anche loro hanno pregato davanti alla Madonna a Guadalupe per mio padre. Tante veramente manifestazioni di unione, di famiglia. Vi voglio tanto bene, tutti. Vi ringrazio in tutto mio cuore. Io pensavo, forse perché mi aspettano 2 celebrazioni in Polonia, di disdire le celebrazioni, adorazione, preghiera per intercessione di San Charbel, una vicino a Częstochowa, l'altra vicino Toruń, nella città Bydgoszcz, dove è nato Nicolai Copernico, ma ho detto no, non posso disdire, devo andare. Per questo lunedì prossimo sono anche pomeriggio per celebrazioni vicino Częstochowa e poi subito torno a Cracovia, perché lunedì anche pomeriggio ci sarà intervento sul cuore del mio papà. E vi raccomando, nelle case di preghiera di San Charbel, ricordatevi ancora, e io pregherò con tutto il cuore anche per voi, soprattutto per i sofferenti. Allora, così vi ringrazio,
Vi saluto questa volta da Cracovia, davanti all'Arcivescovato, dove è famosa finestra di San Giovanni Paolo II. Dio vi benedica e veramente ti porto tutti nel cuore. Ma quei nemici qualche volta che sono contenti quanto uno soffre, se sono quei nemici, lo dico che prego, che non, nessuno può accontentarsi quando gli altri soffrono. È veramente cosa molto importante. Noi dobbiamo essere uniti, aiutare uno l'altro, portare la croce della sofferenza. Così concludo e vi aspetto prossima settimana. Sia lodato Gesù Cristo.